Io condivido molto questo tipo di appuntamento, per cui ringrazio davvero Camillo D'Alessandro che ha pensato all'iniziativa e coloro i quali hanno facilitato la riuscita di questa iniziativa, anche il giornalista De Trenza, che mi stimola molto quanto alla sua presenza, perché ho letto con molta attenzione, anzi ho anche riletto tutti gli articoli che lo vedono impegnato in questa attività di descrizione e di trascrizione della cosa. E mi fa piacere che oggi noi possiamo assumere l'esperienza politica, l'esperienza istituzionale ed amministrativa di Gaspari come parametro di lettura dell'Abruzzo, sia di quello che è stato, sia di quello che abbiamo davanti. Mi dispiace che non c'è un altro interlocutore che sarebbe stato utile averlo come discussore, Giovanni Lignini, ma è pienamente giustificato perché so che sta facendo e facendosi carico a Roma delle sorti dell'Abruzzo e dell'Italia. Mi sento avvantaggiato dall'intervento sia di Camillo che di quelli che sono seguiti, naturalmente anche di quello di Achille Gaspari, quello degli altri amici che sono intervenuti tutti insieme. Io adesso vorrei però, diciamo, essere dissacrante. Voglio tentare di fare una fotografia che per un verso faciliti il riconoscimento dei meriti, se di meriti noi possiamo parlare. E per un altro verso, affaticandomi, voglio mettere anche in evidenza i limiti e vedere quanto a questi limiti se si può parlare di responsabilità di contesto del tempo di Gaspari o di responsabilità individuale dell'azione di Gaspari. Questa è la lettura che io vorrei fare, poiché noi stiamo usando l'espressione, la categoria, si è parlato di un modello di crescita dell'Abruzzo in ordine alla contemporaneità di Gaspari. Di chi è stato il merito, quanto ruolo ciascuno. Prima di tutto, che cos'è che ci consente di rilevare lo specifico di Gaspari? Io penso che ci possiamo mettere d'accordo su questo. Lo specifico di Gaspari è la sua idea del potere e la sua idea della funzione del potere. In un momento nel quale, a più livelli, a Roma e in Abruzzo, si parla del bisogno di rilegittimazione del potere. Perché a quel tempo appariva il potere più legittimo? Non nel senso della puntuale, formale corrispondenza ai codici, che sono fondativi, ma appariva sul piano della democrazia il potere della politica più legittimo, se non, consentitemi la finezza, più legittima. Perché? Solo perché c'erano i voti di preferenza, solo perché in tantissimi migliaia e migliaia andavano a votare, e non votavano solo Gaspari, ma votavano il partito di Gaspari e gli altri partiti o che si contrapponevano o che si allenavano. Perché c'era questa grande base di legittimazione? Perché si percepiva il potere come una funzione o per sollevare la risposta ai bisogni e ai dolori delle persone, o anche per rappresentare quelle che allora, ad avviso di tutti, erano le priorità di quel tempo vissuto politico. Se c'era un'emergenza, a chi si pensava di affidare quell'emergenza nel corso? Se la battaglia non veniva ascoltata, c'era un'opposizione tagliente, puntuale e competente del Partito Comunista, della grande parte, delle forze del sindacato, in parte, e poi minima parte di un battagliere o di due battaglieri eletti o alla regione o in Parlamento del Movimento Sociale Italiano. Ma se la questione veniva rilevata, il rilevatore della questione era appunto Gaspari, in una funzione quasi di prefettura dell'Abruzzo, che l'assumeva e la conduceva nei luoghi della decisione. Vedete, io sottolineo molto questo, perché io non sono qui per fare lo storico o il giornalista che si guadagna a ragione da vivere. Sono qui per dimensionare la lettura politica di questa vicenda. Che cos'è che non va bene che accade adesso? Che davanti ad ogni questione
in prevalenza la risposta è: non è di mia competenza. Salvo poi inscenare qualche timida iniziativa da parte di chi avrebbe la competenza. C'è una specie di competizione a descrivere la propria incompetenza, che nella lungata significa incapacità di fare. Nella correttezza della lingua italiana, per chi si giustifica, è non ho il potere per occupare. Gaspari era uno sportello unico ante litteram, perché aveva un'idea che il voto consegna nelle mani del candidato che diventa eletto il destino di un popolo. È questo che genera il dovere di assumere sotto ogni forma qualsivoglia iniziativa. Ma vi ricordate voi la vicenda della Texas Instruments? Si chiamava così. Io non lo so quanti degli eletti attuali e studenti presenti che sono qui sanno ricordare quell'episodio, che non si consuma con un articolo di stampa, che non si esaurisce con un articolo di stampa anche scritto bene. Ai tempi dell'avvio della Texas Instruments c'era un gruppo che voleva venire, un territorio che ne aveva bisogno, ma c'erano delle questioni di carattere procedurale nate con gli usi civici che ostruivano, ostacolavano. Gasparilla fece la danza sulla grandezza dell'impossibilità. Gasparilla disse: chi se ne occupa, chi è il titolare, il commissario di usi civici? Ci voglio parlare, voglio descrivere il dettaglio dell'impedimento e le ragioni del superamento. Io come lo so questo? Mi trovai casualmente nei pressi dei suoi ambienti istituzionali e seguì i suoi riformisti urlati che puntavano a convincere, a fare una battaglia unitaria tra tutti coloro i quali avevano ruolo. E secondo voi la massica, davanti ad una questione che prima si presenta ostruente, poi viene riconosciuta, affrontata e risolta, che atteggiamento ha nei confronti di quelle leggi? Non di voto, di plauso, di consegna, di pieno riconoscimento. E se io penso all'insabbiamento del porto di Pescara e al solletico delle iniziative in valle, è chiaro che la gente dice: non ci vado a votare. È chiaro che la gente non partecipa ad edificare un potere legittimato dal voto che non fa niente. Ma c'è da meravigliarsi di questo? Io non credo. E lo dico sempre a Defensa e agli altri interlocutori che ho alla mia destra e a tutti quanti voi: se oggi si eleva un euro per i parlamentari eletti, che non si pranza la buvette del Parlamento, che non si va a Roma con mezzo privato ma con l'autobus, e che si spende meno di 38 euro per pernottare a Roma da parlamentare, e questi tre elementi sarebbero gli elementi descrittori del merito di un eletto, ma è chiaro che poi le questioni rimangono in mezzo. E c'è un'idea errata da 41% del valore della legittimazione del potere. Quindi il primo dato specifico che ci fa riconoscere Gasparri è l'idea della funzione del potere legittimato. Ed è una funzione che ha accomunato tutti quelli della sinistra comunista che hanno governato. Non li ha accomunati quelli che non hanno governato le leggi locali. Perché Corneli la pensava così come Gasparri, quando doveva fronteggiare le questioni di Città Sant'Anna, di Canisano. Anzi, ci parlava con Gasparri, era competitivo. O Claudio Ruffini a Mosciano Sant'Anna, era competitivo con il ministro Gasparri sui temi del governo locale, delle infrastrutture e dell'acqua da buttare ai sistemi industriali o dell'energia elettrica di qualità su misura della fornitura delle imprese, o del riscaldamento, o del sito guadagnabile facilmente, ma anche Stanisce De Pessi. Io l'ho visto battagliare con Ciampi fuori dalla commissione bilancio. Ciampi sembrava il vice direttore della ragioneria della provincia di Roma, fronteggiato da Stanisce, il quale gli spiegava il diritto, ancorché della pochezza demografica dell'Abruzzo, per avere il patto territoriale sacro. Io che ho ascoltato, se ero uno incerto, il geometra di una multinazionale senza appartenenza ideologica, mi facevo un'idea di quello lì che meritava la mia simpatia. Ma se non c'è questo, la politica che cos'è?
è una dimensione estetica. So che la cosa è diventata anche una dimensione estetica. È anche una dimensione estetica. Io invece penso che noi dobbiamo riradicare un rapporto con la dimensione della politica come il luogo dove si risolvono le questioni, dove si declinano le speranze, dove si allunga anche l'arco di vita di una collettività. Vedete, da sinistra, ma non solo da sinistra, anche da parte di questa leggerezza inconsistente che a volte prende gli ambienti della rappresentanza politica, di volta in volta in Italia si aggrumano delle buone posizioni, si è detto, con doppia critica, di Gaspar non abbiamo bisogno, vi ricordo, poiché se ha fatto, ha fatto spendendo tanto, e se ha fatto era perché era facile fare. Questa è la doppia lettura critica, o di un certo, consentitemi, capellonismo oppositorio, oppure una certa inconsistenza molto fluidificata che pure c'è in alcune stagioni della vicenda. Vediamo se era facile fare e se si è fatto dovunque. In tutto il sud italiano il numero dei chilometri realizzativi che hanno portato modernizzazione ai suoli si possono misurare con il palmo della mano. Nella Basilicata, dove Gaspari radicava il suo principale confronto, che era la Basilicata di Emilio Colombo, si è preferito destinare risorse per il rimboschimento. E lui quante volte ridicolizzava gli investimenti per il rimboschimento, che attrezzava 181 giorni di lavoro ogni anno a tutti, però poi non lasciava risultati durevoli ai residenti. Oppure vogliamo andare al nome della Rosso, la mancanza fino all'arrivo del quadrilatero nelle Marche di una qualsivoglia forma di trasculturazione pensata nelle Marche e fatta per le Marche, perché fino all'arrivo del quadrilatero le infrastrutture sono state pensate dall'Italia per le Marche, non dalle Marche. Poi dovremmo dire una cosa, e la dobbiamo dire una cosa, su quello che ha rappresentato il quadrilatero per le Marche, in quali circostanze per me. Quindi non è vero che comunque l'Italia a sette segni ha prodotto modernizzazione. Ha prodotto modernizzazione qui, riconosco un dirigente dello Stato che dirige la dogana di Pescara che viene dal Molise, dai Sette. E lui sa bene come anche nel Molise non c'è stata un'azione di modernizzazione del suolo. Ad opera dell'attività della politica locale, vi assicuro che anche lì, fatte le debite proporzioni, c'è stato il potere, c'è stato il Fiorino da Imo, c'è stato il presidente della commissione dei trasporti, ci sono stati parlamentari molto prossimi al ministro, c'è stato un ministro della difesa, l'onorevole Sedani, che era commissario. Che cos'è che è mancato? È mancato l'amore per la terra? No, perché l'amore, secondo me, anche in alcuni giorni della settimana, ha informato di sé qualsiasi territorio italiano. È mancata la combattività dei problemi, che è la conseguenza della conoscenza puntuale dei problemi. La conoscenza puntuale dei problemi. Gaspari era nutrito di una conoscenza puntuale dei problemi. Conseguenza facile del rapporto di amore che ha avuto con la cittadinanza. Lui non ha mai coltivato l'odio nei confronti di qualsiasi cittadino. Che voglio dire? Non è, diciamo, una frase da Raffaella Carrara, se lui ha parlato con 227.000 persone, conoscendo i drammi di 227.000 persone, questo numero l'ha dato lui nel suo giorno. Ha detto: io mi onoro di aver parlato durevolmente con 227.000 persone in rapporti frontali. Guardate che questo atteggiamento è quello che ha fatto in modo che il giovane presidente di Harvard Review di Chicago vincesse prima l'esperienza dei caucus dell'Illinois, quindi venisse candidato come senatore dell'Illinois e poi venisse eletto nell'Illinois. Non doveva essere eletto lui, non per la presidenza degli Stati Uniti. Lui non doveva essere né candidato né eletto come senatore dell'Illinois. E ce la fece perché parlò con centinaia di migliaia di donne afro-ispaniche. Il colloquio individuale non era la politica della politica, come si pensa ad opera di alcuni mandarini
alzano piedi anche dalla famiglia di Cristo. Ce n'è uno che ogni tanto, insomma, si candida, viene eletto, per 50 mesi non fa nulla, nei successivi 5 mesi progetta le denunce e nei mesi successivi pensa di raccogliere l'effetto delle denunce. Noi invece dobbiamo riradicare l'atteggiamento che ci rende accoglienti rispetto alle richieste della cittadinanza. La cittadinanza nel suo collettivo, che determina il modello ulteriore di crescita, ma anche le questioni di disperazione dei singoli. Ma dove sta scritto che il dolore individuale della cittadinanza? Chi è che ha organizzato questo giudizio divino per cui il politico eletto non può parlare con il cittadino? Io vengo da una famiglia umilissima. Mio nonno era andato insieme per parte paterna. Parte materna era un socialista che ha studiato uno dei primi della Valpescaia. Quattro zii morti a Marsinelli. Io sono stato eletto non perché avevo due cognomi alle spalle, io sono stato eletto perché ho parlato con decine di migliaia di persone. Ha letto un appello in Valpescaia, il consiglio regionale, sono stato il primo degli eletti di tutti i partiti, con un partito che aveva solo cioè, che era difficile anche da ritrovare dove stava. E non ho mai perso un appuntamento perché ho sempre coltivato un atteggiamento di ascolto nei confronti della vicenda della democrazia che è fatta di singoli e di associati. Ma volevo parlare ancora di Gaspare. Che cos'è che secondo me lo continua a distinguere? L'idea del potere, l'idea anche del come si confeziona un progetto di cammino della società, ascoltando la società e facendo scelte impegnative. La scelta di infrastrutturazione della Bruzza era una scelta impegnativa che non è che ha fatto lui o portato a termine lui da solo, ma di sicuro lui è stato in prima fila. Paragonate voi quelle scelte al nascondimento di oggi. Voi trovate un atteggiamento visibile sul piano della infrastrutturazione abruzzese oggi, sui quattro porti abruzzesi, lo dico ancora per forza. È possibile immaginare il superamento della atonia della regione? Noi siamo davanti alla più totale atonia. Si può fare una scelta di campo che significhi piani regolatori, una visione regionalista che combini l'evocazione dei quattro porti, che edifichi un'agenzia portuale, che pensi ad un accordo con il porto di Ancona e il porto di Terni. Ma se non è questo il ruolo di chi è eletto, qual è? Di sedersi in prima fila per primi allo stadio e al teatro? Ma allora è la signoria, il sultanato sociale, che era esattamente la cosa che risultava Gaspare. Io non mi pare, salvo le donazioni di sé che faceva a partito, non mi pare che lui abbia dedicato quintali di ore per l'espressione dei sultani, salvo, diciamo, l'impossibilità di dire di no a Tiboni quando lo invitava a quelle serate impegnatissime. Non credo che il suo tempo sia stato donato per grandi espressioni, diciamo, di status symbol sociale che pure impegna soprattutto l'estate di eletti abruzzesi, è una grande ricerca della visibilità gratuita. Il terzo dato, oltre alla infrastrutturazione, la scommessa che lui ha fatto sulle università, e vi assicuro che non è che ha prima pensato al rettore e poi ha fatto l'università. A Teramo si è insediato come rettore. Io devo essere anche scherzoso, me lo dice anche mia madre, se no insomma le occhiaie gli arrivano fino alla cinta. Ma insomma, il primo rettore dell'Università di Teramo è stato il difensore, diciamo, di un ideologo della sinistra irachena. Voi lo ricordate chi è stato il primo rettore di Teramo? Per me il rettore di Teramo per eccellenza è Luciano Russi, ma prima di Russi c'era un altro rettore ordinario di diritto internazionale. Vi assicuro che non aveva né la destra della democrazia cristiana né anche dei socialdemocratici. Era l'idea, cioè, è chiaro che l'hanno eletto il professore universitario, è chiaro che Gaspare non si è messo lì a promuovere il voto a quel rettore, ma io ho conosciuto una stagione nella quale prima della struttura si doveva sapere il cognome del capo struttura, e non scendo nei particolari perché le cose sulle quali noi dobbiamo farci sono altre, non sono i limiti della condotta altrui, ma dobbiamo essere noi capaci di prefigurare una regione migliore e più funzionale. Gaspare è stato questo oggettivamente, ma non è che lo dico io perché mi sono svegliato oggi
e mi voglio prendere la simpatia consensuale dei presenti. Quello che io vi ho detto è la sintesi del pensiero di uno come Emilio, che non voleva dare voglia di essere citato come un democristianeggiante nel mondo di Gaspari. Eppure la lezione mi ha detto che Gaspari si è fatto quello che ha fatto perché era primo un grande conoscitore della Magna Charta. E guardate che Emilio può essere tenuto lontano per la proposta politica che ha fatto, ma come studioso delle istituzioni politiche non ha pari, è il fondatore di un'accademia di istituzioni politiche e di riflessione, di analisi sulle istituzioni politiche. Lui ci ha parlato benissimo all'università di che cosa ha rappresentato Gaspari come sforzo nello stare dentro i meccanismi conoscitivi dello Stato. E per questo che non avevano paura quando stava a Sondrio davanti all'emergenza della trascinazione, di dire di sì alla trascinazione, sapendo fare la sintesi tra la tecnè del generale Manfredi e la tecnè della decisione politica. Guardate come si giudica qualcuno. Non dobbiamo fare, né come a volte fanno quelli che accusano, nei luoghi predisposti all'ordinamento, ma neanche come fanno sulla rete quelli che hanno 11 minuti per giudicare anche il mondo. Bisogna entrare nel merito, rileggere la storia, essere oggettivi e soppesare tutti i fattori in campo. Miglio ha detto questo, Sergio Zoppi, la migliore espressione direttoriale del Formes. Qui vedo il segretario generale emerito della CGIL Abruzzo, Giustino Zulli, lui sa bene che cos'è stato il Formes 30 anni fa nel Mezzogiorno d'Italia, non oggi. 30 anni fa il Formes forniva grande spinta per la riflessione professionale al servizio della pubblica amministrazione. Il generale Pietralata della Protezione Civile ha detto prima dell'arrivo di Gaspari noi abbiamo avuto, diciamo, un velocista dell'astuzia e della geometria dei suoni che era Zamberletti, ma chi ha tentato di radicare un'organizzazione della Protezione Civile è stato Gaspari. Carmelo Messina, il direttore della DG Territorio di Bruxelles, quello che assisteva a tutti i flussi di risorse a favore dell'Abruzzo per quanto riguardava la funzione professionale. Nel periodo 86-90 in Abruzzo avevano 200 miliardi di lire di origine comunitaria a favore dell'Abruzzo della formazione. Poi io non sono d'accordo dell'uso che se ne è fatto, ed è la seconda parte che dico, Antonio, è la seconda parte delle cose che dico. Ma lui che compito aveva da Roma battagliando a favore dell'Italia e anche dell'Abruzzo nei confronti dell'Europa organizzando la competizione? Assumere risorse, descrivere il bisogno di risorse in una competizione che era europea. Giovanni Carmatore Grossi se lo ricorda di sicuro, l'assessore giamaicano se lo ricorda, Germano De Cinque, forse anche il di Giuseppe Antonio di sicuro se lo ricorda, il senatore Stanisce, il presidente della Gesù. Ricordo, Torre Grossa. Guardate che la grande parte delle opere pubbliche dell'Abruzzo se le investate l'ARIS, ma le ha fatte l'Agenzia del Mezzogiorno, la Gensud. E lui stabiliva con questi vertici dello Stato un rapporto personalissimo. E non perché gli regalava i legami d'argento, perché li rendeva coinvolti sul piano della puntuale conoscenza, perché li avvolgeva con una capacità descrittoria che era straordinaria. Fatevi dire dai parlamentari che lo hanno visto in audizione qual è il livello della puntualità, altro che il miagolino di questi giorni che io sento a volte in televisione pubblica e privata in Abruzzo quando si discutono delle questioni regionali. Ancora, quando pone la funzione pubblica, Silvio Di Virgilio di Villa Bozza di Atri, capo dipartimento alla funzione pubblica, capo dipartimento alle opere pubbliche, capo dipartimento, presidente di ADIGE, associazione dei direttori generali dei ministeri italiani, è stato un collaboratore di Gaspari, oggi è consigliere della Corte dei Conti in Molise, è stato vice capo di gabinetto e capo di gabinetto dei lavori pubblici, il fratello del presidente dei medici cattolici italiani, parlamentare europeo. Fatemi dire da Virgilio che cos'è stato Gaspari nei ministeri. Altro che l'avvocato di provincia che non aveva l'accento milanese, come si è pure rappresentato da alcune dorsali editoriali giornalistiche italiane. O ancora Andrea Monocchio, ragioniere generale dello Stato, Ammassari, presidente dell'Agenzia della Nazione di Investimenti, quella che si chiamava la vecchia, come si chiamava Giustino? La prima agenzia di
di sviluppo Italia, come si chiama? Vabbè, poi ve lo dico. Luciano Barca, il capo del Dipartimento Agricoltura del Partito Comunista. E lo sa anche Fabrizio Barca, la stima di cui godeva presso la famiglia Barca Revocati, deriva del Genesis, concludo, Giuseppe Barca della Fondazione Gramsci. Allora, noi dobbiamo reimparare a giudicare la classe dirigente. Perché? Non perché serve a qualcosa fare una fotografia con più colori di gas, non serve a nulla. Diciamo, se noi non siamo capaci di contemporaneizzare, non serve a nulla, credo neanche a Lucio Achille Gasperi. Noi dobbiamo essere puntuali nel giudizio, per cercare di essere puntuali nel giudizio dell'oggi. Guardate che, per esempio, i poteri di oggi sono molto più spostati sul territorio di quelli dell'altro ieri. Io mi sono trovato da Gasperi con il papà di Vitto, che era presidente della regione Puglia, che chiedeva a Gasperi di farlo parlare con Vito Lattanzio. Cioè, allora è un giro delle regioni per parlare con lo Stato, era un giro che doveva cercare, tra virgolette, dei prepotenti che facevano da punteggio, da ponte. Oggi, davanti ad un potere che si è dislocato nei territori regionali, noi assistiamo al niente realizzativo, alle carenze di arredamento estetico. Poi provate a pensare i chilometri fatti in passato, in quei decenni, e il niente che si è prodotto negli ultimi tempi a fronte di uno spostamento di poteri sui territori, che davvero fa la specialità del quadro istituzionale dell'Italia. Cerco di essere puntuale anche su questo, nel rendermi indiscutibile quello che provo a dire. Lui ha avuto l'intuizione. Ha avuto l'intuizione, per esempio, di immaginare che dopo il primo industrialismo che lui ha facilitato, era la partita di pensare alle persone, in principio le infrastrutture, poi il primo industrialismo e poi per le persone le università. Ma la sua triadicità lo ha sempre impegnato. Io mi vorrei trovare nei panni di un giornalista delle vie e chiedere di sorpresa agli attuali eletti quali sono le prime tre priorità sulle quali tu ti stai battendo indiscutibilmente. Secondo me la risposta verrà che va bene. Ho un fincamento nel cemento della risposta. È su questo che ha valore questo convegno, lo voglio dire a quelli che hanno delle perplessità. Noi dobbiamo parametrare e ritrovare le differenze tra il prima e il dopo. Ma è fuori di dubbio che la combattività è una risorsa e la combattività si nutre della conoscenza dei drammi. Ma può essere che un attuale eletto della regione, davanti alla domanda, lei che cosa propone per la pena del cavaliere? E lei sa che cos'è la pena del cavaliere? Lei ha detto di scopre, e la pena dove la ultima è passata il cavaliere. E guardate, la possibilità di fare il 50% più uno è facile che accada con questo sistema dove votano 450.000 persone in Abruzzo, la metà più uno. Si può anche combinare magicamente, ed è quello che secondo me accade quando le casualità si combinano e poi nascono i casuali. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo vada a votare 800.000 persone che hanno una grande pretesa, una specie di contratto sociale di dei poteri, che partecipa di un grande processo di collettivo spostamento in avanti allo stabilimento delle priorità, degli obiettivi e anche al giudizio collettivo. Ripristiniamo anche un'abitudine a giudicare collettivamente, facendoci aiutare dai giornali, ma non affidando ai giornali, solo ai giornali. Io ho un livido su di me che non riesco a dimenticare, ma siccome ho imparato molto a portare e a sopportare, credo che supererò anche questo. Io vorrei dimenticare anche il rapporto che Gasperi ha avuto con le agenzie di formazione della pubblica opinione. Sono convinto che non ha finanziato i giornali Gasperi, ma sono convinto che non li ha ostacolati. E volendo essere uno studente di scienze politiche, sono studente, uno studioso, negli anni nei quali lui era forte è nato un giornale importante, il giornale per il quale tu lavori,
conosco chi abbia organizzato né le minacce velate né quelle espresse, che io a volte ho letto, e non cito le storie personali di giornalisti che invece sono stati riempiti di cicatrici. Anche questo è successo. E io non lo voglio usare come argomento di scontro, perché l'argomento di scontro è la produzione, la modernità della produzione. Però io voglio contribuire a descrivere che ci sono delle cose che non si fanno. Io prevedo un settembre non nero, Antonio, non nero. Ho imparato a riconoscere i suoni, i 5D, i rumori, ma non saranno però quegli elementi lì che dovranno determinare il giudizio prevalente della cittadinanza. Io vorrei che chi si candida si candidasse assumendo un impegno e mantenendolo, e se non ce la fa a dimostrare l'impegno, a giustificare perché l'impegno non c'è, ma non può essere che non ci sia nulla. La tendenza a mettere in ordine gli aspetti contabilistici di un pezzo importante della vita del giornalista non può essere il tutto che riguarda gli altri stessi. Quante imprese in più ci sono, quanto lavoro in più c'è, quanto è facile curarsi in Abruzzo, quanto è facile diagnosticarsi in Abruzzo, quanto è facile studiare in Abruzzo, quanto è facile venire in Abruzzo, quanto è facile partire dall'Abruzzo, quanto brevetto innovativo c'è in Abruzzo depositato a Piano Lise, quanto rimane lì di quei brevetti, quante opere pubbliche sono state inaugurate e quante se ne potevano inaugurare, quanto ferro in più, quanto porto in più, quanta serenità in più per il nostro aeroporto. Gaspari su questo si adoperava, aveva visione, sapeva anche come fare. Mai Gaspari avrebbe detto quello che ha dichiarato una volta un sottosegretario abruzzese, non vi spaventate, non della contemporaneità, ma neanche della preistoria, Giovanni Manzolini, che ha dedicato una vita per fare il sottosegretario agli esteri abruzzese, ma insieme, non ve lo ricordate, socialdemocratico. Dedicò una vita per fare il sorsiero, questo accade, come dedichi una vita per conseguire quel sito, poi disse non so come essere utile alla tua esperienza. E dichiarò con una innocenza straordinaria, io spero che stia bene adesso, soprattutto ho apprezzato la franchezza di quella dichiarazione. Non so come essere utile alla tua esperienza. Ecco, io vorrei che non accadesse mai più che qualcuno che dispone di quella straordinaria risorsa, addirittura più valente del fisco, che è il potere consentito dai cittadini, che in democrazia è un istituto formidabile, uno lo consegue e non sa cosa fare. E questo accade più quando non parli con i cittadini, quando non sai quali sono le necessità e le priorità. Proviamo a descrivere chi in casa. Antonio, mi rivolgo sempre a te. In una precedente direzione del giornale ci sono stati due o tre impegnativi articoli che sono stati molto da fellowship di alcune posizioni di Confindustria Chieti, che affermavano che il grande problema della produzione è la riforma della pubblica amministrazione. È un po' come nella storia della Camera di Chiavo, tutti a dire il problema della produzione è la riforma della pubblica amministrazione. Io provo a dire una cosa che naturalmente corrisponde al mio punto di vista. Noi in Abruzzo non abbiamo mai avuto una tradizione burocratica dentro la sagoma dell'Abruzzo. Per tradizione burocratica io non credo che si possa intendere l'adempimento giuslavoristico del contratto di lavoro. La tradizione burocratica è per esempio quella che nelle banche ha insediato un giovane di nome Ciaffi, il quale ha detto io voglio essere utile alla mia regione, vado a studiare all'unità di rappresentanza a Bruxelles perché voglio portare l'Europa nella mia regione, ma non con i corsi a villa d'Este, voglio proprio trasportare me stesso lì e lì da me e attraverso me nelle mani. Lì hanno fatto in modo che l'Europa contaminasse di sé tutta la tradizione amministrativa burocratica della regione, che è la stessa cosa che ha fatto una abruzzese in Lombardia di nome Nicola Maria Sanese, che ha inventato per esempio un settore nella regione Lombardia, il quale settore ha
alloca a sé, in caso di inerzia, le competenze delle strutture naturalmente deputate e delegate. Insomma, in Lombardia e le Marche hanno radicato a terra, in sede statutaria e in sede ordinaria, il diritto alla facilità di coloro i quali vivono in quelle due regioni. Gaspari, quando faceva in modo, per esempio, che il dirigente del servizio mense diventasse facilmente direttore del servizio cave, poi poteva credere che la produzione si notasse sul piano delle cave. È stato Gaspari che ha assunto quello lì? No. È stato Gaspari che ha impedito una evoluzione, diciamo così, moderna delle professioni di carriera? No. Però, diciamo, non determinava, come faceva in altri siti della vita regionale, quell'incoraggiamento che facesse in modo, per esempio, che in Abruzzo il Forne si dedicasse a fare formazione avanzata. Sul fronte della tradizione amministrativa e della scelta della risorsa umana, io ho visto dei limiti. Vi ho citato la storia del piano cave, perché io da giovane diletto Cappello mi trovai con il dramma della chiusura degli italcementi a Scala. Ebbene, chiuso perché un pretore bravissimo di San Valentino disse: ma in assenza del piano cave come fa l'italcementi a cavare? Chiuse, sequestrò le cave, i sindacati vennero da noi e quindi da me, un giovane della Democrazia Cristiana. Io determinai il superamento di quel problema parlando con Gaspari, che occupavo con Mattucci, e fece un'ordinanza. L'ordinanza fu un potere tempestivo straordinario, ma si poteva evitare se ci fosse stato il piano cave. Il dirigente diceva: non sapevo che andava a fare. Era l'idea di una figura extraordine che era capace di risolvere anche le emergenze, ma forse ogni volta non era necessario per le emergenze. Io vorrei giustificare questo, o dire questo in sede programmatica organizzatoria, ma da allora ad oggi ti assicuro che non sono stati fatti grandissimi passi avanti. Noi dobbiamo reimpostare la tradizione amministrativa, che non è fatta di leggi 77 rinnovate, che fa le stelle del rinnovamento. Noi dobbiamo scommettere sulla formazione. I segretari comunali che entrano in blocco dentro la regione non è l'equivalenza della capacità di prodotto lavorativo che serve alla burocrazia regionale. E mentre dico questo, io ho molta stima di alcune figure che stanno dentro la regione, perché so che fanno l'impossibile, anche i direttori autolocali. Però mi piacerebbe incoraggiare ulteriormente quelle performance di lavoro, facendo in modo, per esempio, che il piano di sviluppo della regione pensato dalla politica, quando viene affidata alla burocrazia, diventa un piano dettagliato di obiettivi con copertura finanziaria, copertura normativa, copertura organizzativa e con dei tempi stabiliti, e che i premi si diano in relazione ai risultati. Tutto questo oggi non è la prima cosa di accadere, perché probabilmente non è mai accaduto. E questa è la ragione per cui non è mai partita una proposta per edificare in Abruzzo un'agenzia portuale regionale. O non è mai partita in Abruzzo un'iniziativa amministrativa che fa sì che in 30 ore in un sito a vocazione industriale si dica di siano un imprenditore. Ma possono volerci 29 mesi per dire di siano un imprenditore in un sito a vocazione industriale? O è accaduto in Abruzzo che i consorzi industriali non siano connessi alle ferrovie? Si produce e rimane lì, un po' come i libri di cazzo che gli hanno dato. Si compravano e rimanevano nella sua casa. I prodotti industriali si fanno e non vanno in comune. Questo limite l'ho aperto, il secondo limite. Per il consistente arrivo di imprese insediate in Abruzzo, soprattutto quelle piccole, non c'è stata una regia che le disponesse in maniera distrettualizzata. Che significa la distrettualizzazione delle imprese? Non voglio scomodare Sara. Significa che chi fa il cioccolato può costare che ci fa il cemento. Perché se chi fa il cioccolato sta vicino a chi fa il cemento armato, la ricerca insieme la faranno mai. La combinazione insieme di necessità e di risorse ottimizzate non accadrà mai. Su questo si poteva fare di più. Ma è ingiusto dire, siccome lui faceva un ministro, tutto doveva fare lui. Lui non ha mai impedito che altrove si scatenassero iniziative di qualità. Ma erano gli anni 70, 80, 90. La rivoluzione intervenuta poi in Italia, lo
spostamento dei poteri dal centro alle regioni. Dal 2001 noi abbiamo uno Stato nelle regioni e io mi aspetto che i giornali, quelli che vengono letti di più e che possono parlare anche con gli elettori, diano una misurata ai poteri mai utilizzati. Io ho subito processi importanti per 51 capi di imputazione. Mai sono stato processato per omissione. Mai. Per abuso. Mai per omissione. Sarebbe possibile realizzare un progetto di processo pasoliniano riguardante la grande omissione di questa regione. R minuscola, non è R minuscola. Per parlare poi della R minuscola che io non finisco del potere. La regione può anche formare la guerra di credito. Trovate di tre righe messe in fila che parli di credito e la corsa alla partita. Con ormai in materia di energia elettrica da approvvigionare a favore delle imprese. A Cepagata di Gerontale che si chiama De Dominici, che fa le porte a scomparsa. Serve la signora Maria, va alla ricerca di energia elettrica come si può fare, perché non ce l'ha a fornitura continua. E non c'è niente che disciplini, che dove sono i siti industriali, lì vanno fatti. Le cavallate, le cabine di produzione di energia elettrica industriale. Abbiamo l'energia abitativa per i siti industriali e magari abbiamo l'energia industriale per i siti abitativi. Un piano che disciplini questo si può fare utilizzando il protagonismo istituzionale della regione. Antonio, altro che l'acqua Sangenta, che a volte vedo in uscite di temprano. L'acqua Sangenta. Sai, quelle cose che si raccomandano e poi si dice, speriamo che San Luca ci aiuti. Un'ultima osservazione. Gaspari ha lavorato molto sul fronte universitario, l'edilizia universitaria è conosciuta sotto gli occhi di tutti. Anche un percorso che non se ne voleva occupare, come Russi, è stato inondato di risorse destinate all'edilizia universitaria. A Chieti in una stagione è stata prevalentemente questa. Si è occupata di edilizia ospedaliera, si è occupata anche di una certa invasività ospedaliera, di protagonismo ospedaliero rispetto ai territori. Gaspari si è occupato di imprese, di infrastrutture viarie, ha aiutato i comuni, ha riconosciuto dignità a tutti i comuni di formazione professionale. Mi pongo una domanda, perché non si è innamorato del territorio? Sabato scorso ha parlato qui in Moretti, ci ha dato buone notizie sul piano della notizie buone nel senso della modernità. Ha detto l'Europa vi accompagnerà all'allungamento dei tempi veloci ferroviari da nord a sud, come è accaduto nel 1873. Noi siamo stati una prosecuzione intelligente della rete che arrivò da allora ad Ancona e poi per derivazione e allungamento. Ha detto nell'arco di 8-10 anni vi riguarderà la comunità ferroviaria della regione. Questo per la tesi. E per quanto riguarda la T verso l'interno di Roma, si possono fare piccoli lavori ma che comunque verranno fatti. Oggi è così il dato di fatto. Anche se io mi voglio candidare ad aiutare questo dossier, facendo in modo che questa regione conti Enrico, Luciano, Camillo, molto di più della sua demografia. Perché Gaspari quando ha ottenuto le autostrade, lo dico anche a loro. Sul piano della raggiungibilità.
qualità del decoro degli ambienti pubblici e privati, veniteci. E non è merito mio, perché lì c'è stata una grande tradizione di sinistra. L'ha fatto una grande tradizione della sinistra. Io poi ho fatto come Zaccagnini quando diceva: se i comunisti studiano, noi dobbiamo studiare di più. Se i comunisti si confrontano, noi dobbiamo confrontarci di più. Questo lo sanno anche oggi. Quando Zaccagnini guardava le grandi piazze di Milano, diceva: quello è, per quanto ci riguarda, il modello comunico. Concludo. Il potere lo ha avuto solo Cassari in Abruzzo? No. A parte la contemporaneità di Cassari, di cui dico poco, Natale lo sapete, quel senatore che ha fatto sottosegretario della Massica, dei cinque, in un passaggio di testimonianza, diciamo, un diminuzio sul piano della densità del potere, Ricciuti, ma è troppo facile parlare della contemporaneità. Ci sono state altre stagioni nelle quali, Antonio, il potere si è addensato in Abruzzo. Ve ne cito una per essere anche un po' originale. In Abruzzo noi abbiamo avuto un sottosegretario della Repubblica temutissimo, che era l'onorevole Angelo di Roccasio, temutissimo, era il terrore di Spaventa. La frase torniamo a bomba, è frutto di una polemica di Spaventa con Angeloni in sede di dibattito sulla ferroviarizzazione nazionalista, statalista, che animò Spaventa nel 1876. Abbiamo avuto Spaventa ministro dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio di Stato. Abbiamo avuto De Vincenzi di Notaresco, ministro dell'agricoltura. Abbiamo avuto uno che ha contato moltissimo a terra la città, il Fiore Verde. Abbiamo avuto Giacomo Cerre, ministro dell'agricoltura, socio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo avuto un potentissimo, secondo me, come Giuseppe De Tomasis di Montenero d'Oro. Era il braccio destro di Gioacchino Murato, graditissimo a Gioacchino Murato. Secondo me è quello che ha portato il trapasso tra feudalesimo, diciamo, e modernità nel concepimento della proprietà. Prima di lui la proprietà non esisteva, esisteva il possesso, l'uso civico, la livella, la livelletta. Abbiamo avuto Giuseppe Zurlo di Vinchiaturo ai tempi degli Abruzzi, e il paese di un'importante famiglia di magistrati, paese di Miano, e l'apprezzatissimo sostituto procuratore generale presso la Cassazione. Quindi non è vero che il potere di per sé fa miracoli. Il potere senza le idee fa il mandarino. Abbiamo bisogno di idee. Le idee non sono frutto del solipsismo del candidato al potere, sono frutto di un circuito, che è il circuito dell'ascolto, del confronto e della democrazia. L'ultimo appuntamento pubblico da protagonista che ha vissuto Cassari si chiamava, venne reso noto alla memoria come il discorso della montagna di Basso Reggiano. C'è Michela Cera, c'era lo storico assessore delle aree di Chieti, Mimmo D'Alessio, c'era Gennaro De Cini, c'era Enrico di Giuseppe Antonio. Ci saresti stato anche tutti. Ci saresti stato. Se fossimo stati in questo meticciamento di adesso, ci saresti venuti. Non so se c'era anche D'Alessio, non credo. Io c'ero, ero un giovane militante della Democrazia Cristiana, andai a sentire questo uomo che anticipò tutti i drammi che c'era per lo Stato, quasi la consunzione di una motivazione. Noi dobbiamo recuperare le motivazioni. Davanti alla desertificazione imprenditoriale non si può fare, come io sento dire, e come i giornali registrano, la causa è il mondo, quindi non possiamo fare niente. Ecco, io mi auguro che Cassari venga tenuto da conto, perché chi si candida a svolgere il ruolo poi deve farsi carico delle questioni, anche combattendo. Saluti a Cassari. Sai, c'è una bella carriera, sapevo parlare, ma
più completo.